One, two, three, four, five. L'ho letta. Five. Benvenuti ragazzi a una nuova puntata. Ciao a tutti. Oggi mi vedete di nuovo alla presa, alla presa, sì, della Bastiglia, alle prese con un nuovo video vlog in giro per la città. E come al solito con la mia amica Rossella, purtroppo oggi siamo 25 maggio 2015 e questa sarà l'ultima settimana di stage con i bambini di all'asilo, come educatrice. E quindi, visto che oggi è lunedì di capo settimana, cercherò di fare questo video vlog, ma un video vlog un po' diverso, anche per farvi vedere stavolta non solo diciamo la mia avventura mattutina, ma anche per farvi vedere la mia città, la mia adorata Catania, dove io sono nata, cresciuta e finora abito ancora qui fino all'età appunto di 23 anni e mezzo. E quindi per farvi vedere un po' le atmosfere catanesi di capomattina, quindi questa volta vi farò vedere di più magari i paesaggi, le strade, i ponti e non lo so, gli acquedotti, cioè a farvi vedere un po' la mia città. Sono esattamente le 8:15, adesso tra altri 5 minuti scendo alla solita fermata dell'autobus. Una piccola cosina, io spero, non so come, di inserire magari tramite YouTube qualche canzone, perché purtroppo, sia perché ho questo computer deficiente fisso che in pratica non funziona più, o comunque funziona ma non devo scaricare nulla, ha detto mio padre, perché ti si impanna, e quindi mi sa che dovete supparvi i miei video così come sono, senza nessun tipo di montaggio, purtroppo così come sono, papali papali, freschi freschi, a prescindere se io dico cretinate, se sbaglio meno, cerco di evitare, magari taglio qui con la videocamera, ma purtroppo non ho nessun tipo di programma di montaggio. Non lo posso più avere, non so per quanto periodo, e infatti, cioè, le papere saranno tipo in assolute. Però sarà anche una novità su YouTube, perché tutti fanno un montaggio, tutti sono video perfetti, il mio sarà assolutamente imperfetto e farà schifo. Quindi sicuramente lo noterete. Iscrivetevi sempre al mio canale Loletta Five Channel, che tra un po' faremo anche di nuovo la pubblicità. Quello vecchio vi ringrazio per i miei 74 iscritti, però vabbè ragazzi basta. Ancora siamo soltanto 3, fino al 25 maggio, in 2 giorni solo 3 iscritti su Loletta Five Channel, quindi ragazzi per favore dai, aiutatemi a portare avanti questo mio nuovo progetto. Bene, ci vediamo dopo, ciao. Bene ragazzi, eccomi qua di nuovo, è appena 8 di casa mia, non si vede una mazza. Qualche beota mi ha rubato l'ascensore e me la sto facendo a piedi di capo mattina 3 piani. Ragazzi, non solo devo camminare, non so quando stamattina, ma devo solo le scale. Allora ragazzi, eccomi di nuovo qua a vloggare, in seconda visione stavolta. Come al solito aspetto Rossella, che qua mi pare che succede la fermata dell'autobus, mi sto guardando da lontano. Vabbè dai, adesso la riprendiamo. Voglio vedere Catania 2 la vendetta. Ciao ragazzi, dopo aver fatto quella scena alla Musso Rocky, che spero che vi sia piaciuta, mettete mi piace solo per questo, perché ho fatto le scale almeno qualche 10 volte. Qui c'è Rossella, come vedete. Questa è la nostra fontana di Trevi, versione valentina. Sono le ore, non lo so, le 8:40, forse abbiamo perso anche l'autobus. Però vabbè, dettagli, donna, alla fine ho detto ai miei funs che già questa è l'ultima settimana, perciò come va. Ci stiamo incamminando. Rivedete, se volete rivedere l'altro episodio di noi, il vlog e il fotografo di Giorgio,
e vi metterò sotto nell'info box in descrizione gli altri video precedenti a questo. E facciamo un po' di pubblicità. Sosteniamo la campagna. Campagna? Io le sciuto per un mondo migliore. Mi raccomando, iscrivetevi a questo mio nuovissimo canale. Ripetiamo insieme che è Loletta 5. Loletta 5 Channel. Channel! Sì, yeah! Ci siamo 3 iscritte già in 2 giorni e sono commossa. Ok, allora ci sento dopo. Faccio vedere la mia catania. Comparirai in sovraimpressione la scritta del codice di procedura per l'iscrizione della campagna Loletta 5. La mia CT. La mia città. A Catania. Arrivederci. La mia Catania, che in 2 anni non mi ha mai offerto Catania nulla. Di notte. Catania di bella. Sento calori, fa batte che fotte. Ne sciate, ne piazze, in cutichi. Non sai, magari Catania fa magia e naga i suoi figli. Catania. La voce del verbo. Annacare. Così, no, no. Catania è un genti quasi uscopane. Va bene così. No, mega, questo è il Metropolitan, chi lo volesse sapere. Un teatro, quindi. Né di prosa, né di lì. Gente col bingo. Col bingo però. Dice, dopo l'arte, mettila da parte, proprio per spendere i soldi. Questa è la banca, quella dei maghi di Hogwarts, che stanno ricostruendo di nuovo. A me piaceva come era prima, però dove noi la gente vuole sempre cambiare dai nostri bancomat e io non capisco perché, per quale arcano motivo la gente vuole far cambiare le cose. Ah, questa è la villa dall'altra parte, questo è il pond dall'altra parte, le spalle diciamo, e niente, ora ci incamminiamo verso la via Etnea. E niente, la gente come al solito mi guarda strano, ma ormai ci sono abituata. Questi sono i puttini. Le mie inquadrature con lo zoom. E niente, cacagazzi. Va bene. Vi aggiorneremo dopo allora. Al ritorno. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, è stata una giornata molto devastante. Perché in pratica abbiamo scoperto sul momento live che l'autobus non c'era, perché oggi c'è sciopero giustamente a Catania, no? Perché tutto ciò ha senso, siccome loro lavorano tanto, gli autisti dell'AMT qui a Catania, ovviamente cosa fanno? Sciopero ben 4 ore, da mezzogiorno alle 4, sono esattamente quasi l'una, le 12, l'una meno 20, e ce la stiamo facendo a piedi. Anzi, meno male che abbiamo trovato un autobus a noi, ahimè, sconosciuto, e ci ho riportato qui in zona viale, comunque sia. Lì abita autista donna. Lì abita David Ghio, qui nella zona, che dovreste sapere. L'unica autista donna di Catania che guida la ringraziamo. La ringraziamo sempre. Veramente, gentilissima. Voi. Perché se no, cioè noi ci dobbiamo fare in pratica a piedi dalla Villa Bellini a casa nostra, che qua siamo peggio a di coso. L'avete presente appunto Loghi per rimanere in tema, Filadelfia, i quartieri, questi qua di Yeah. Ecco, noi veniamo qui come in periferia che non ci caga nessuno rispetto al centro, e quindi qua vabbè è tipo un altro mondo, siamo totalmente in un'altra città. Ti puoi aiutare da sola? Perché nessuno che ti aiuta? Esatto, se vieni in terra muori, fai, non ci fai niente a nessuno, peggio di queste merde per terra. E niente, è questo. Le tue sensazioni, Rossella? Fanno male i piedi. Ti fanno male i piedi. A me fanno male le braccia per lo zaino. E meno male che prima ho fatto il rifornimento. Tenere, lega, sono chi? Bucata una pizza. Che esattamente, ho bucata una pizzetta e ho comprato l'acqua, perché sennò come... Sono una guinda in paradiso all'8:30. Perché sennò io come facevo a camminare? Brava. E quindi ci ho pensato. Vedete, queste sono le bellissime scritte di Catania. Ci temo che passo queste, guardate. I murales. Sono i murales, no? Tu dici che l'Egitto, cioè la storia non serve a niente, no? Loro riprendono. Venite a trovarci, ciao un bar. Ciao. Poi ci chiamiamo tutti in bar, siamo tutti fratelli. Siamo in Africa. Ti salutano. Te la salutano, siamo tutti dello stesso colore. E niente. Qua io un bar, poi un panino. Che vuoi, da un mucchiacane cavallo. Così, guardate, nel frattempo questa casa molto fashion. Direi appena ricostruita.
del 1800, ciao nonna. Negli anni. E adesso vi faccio vedere quello che io sono l'orgoglio di Cibali, quando tutti ci fa lode, la famosa Sciara. Sciara! Aspettate, aspettate, ecco, guardate. Se voi salite a Nicolosia, paese Etnei, io penso che non esiste più una cosa simile. C'è pietra lavica, c'è ma manco i fiorellini quelli là, tipo, veramente. Quanti tanto, dove sono cresciuti, tra l'altro? Aiuto! Cioè, tutta questa che vedete qua è la famosa Sciara, ecco. Questi bambini Shoshone hanno ricavato un pezzettino per entrare. E si dice che qui sotto... Perché giocano nella natura! È la natura, ragazzi, è pulita poi anche! Perché un pallone! Nella natura! In mezzo al prato verde, alla fine! Cioè, vedi qua sono altri buchi, giustamente scavano diverse funivie. Potete venire a trovarci qui, ingresso gratuito, per visitare questa bellissima Sciara e fare i selfie che volete. Ovviamente, ecco, guardate. Vi racconto un aneddoto. Qui mio padre, quando era molto piccolo, un baby shosho ovviamente, allora che cosa aveva fatto? Con i suoi amici esploravano praticamente qua nelle Sciara. Cioè, ci sono delle grotte, ragazzi, veramente. Delle grotte pazzesche. Fantastiche. Sotterranee, che è qualcosa che ricava, cioè, ritorniamo alla Catania vecchia. E si impiccavano in queste grotte e giocavano. Uno dei suoi amici si era perso e l'hanno ritrovato dopo qualche ora, perché in pratica queste grotte appunto lì sono finite nella Catania vecchia, quindi c'è sempre un bordello. Siamo quasi arrivando a casa. Grazie per avermi ascoltato in questo bellissimo aneddoto. Alle mie sappiamo tra un po' che ci sono un po' di shosho. Ok, adesso alle mie spalle questa, non so se si vede. Sì, no, aspettate. Ok, questa è la famosa scuola media Luci, dove la nostra amicizia è iniziata, Rossella. Sì. Ti ricordi tutte le avventure? I bimbi con i coltellini che camminavano felicemente tra i bagni. Qualche bullo che ogni tanto passava. La munnizza, questa è l'alone, è la parte che preferisco di più di questo marciapiede, perché si sente per tutto il tanfo di Catania. E il continuo della Sciara. E adesso siamo finita la Sciara, abbiamo il fruttivendolo. Il fruttivendolo, finalmente. Che ovviamente c'è un vento pazzesco. È tutta una catena, no? Il raccolto, la natura. Certo, certo. Mi pare che ti occhio. Siamo quasi. C'è la ghiaccia in nudo. Ci fate casa al vento. C'è un po' di venticello. E siamo quasi arrivati nel nostro bellissimo quartiere. Ma no, perché già abusivo, ecco, vedete. Questo è un l'ambiente è raccreato. Non è la Better, è uno sport di games. Vabbè, sempre quello. Vabbè, sì. Better forever. Ogni citazione è puramente casuale. Casuale. E ci sentiamo dopo, cacarazzi. Ragazzi, per farvi vedere un altro bellissimo scorcio delle mie Cibali. Questo negozio. Una volta c'era, mia mamma mi disse, negli anni 40? Negli anni 40, beh, no, per fine degli anni 90 c'era tipo una gioielleria, il famoso giallo orologio. Il grande giallo. Era tipo molto enorme, gigante, soltanto che... Vedete, ancora continua, come potete ben vedere. Alessio. Soltanto che poi comunque, quando io nacqui nel 1991, poi di anni dopo mi sembra che chiuse, quindi non me lo ricordo affatto. Stiamo arrivando quasi. Ci siamo, perché noi ce la possiamo fare. Ma scusa, ma c'è scritto Better o mi sbaglio io? Ma perché c'è scritto Better? Firma, ormai c'è scritto Better. Tenora lei. Comunque sì, è una Better. Stavamo dicendo casino che di non ce la faccio più. Tutto là. No, non ce la faccio. No, non ce la faccio più. No, allora Rossella sta quasi arrivando a casa sua. Ah, io devo salire un po' con montagnetta. È stato un piacere, voglio bene. Non so, ragazzi, che questo fosse l'ultimo vlog per sbagliare asilo. Non penso di portare la telecamera. Date, non cercateci, neanche. No, cercateci. A lei no. A me sì, invece. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Violetta Five Channel. Ciao. Mettete mi piace, un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video. Commentate e voglio bene. Un bacio. Ciao. Dai, ciao. Ciao. Ciao.